Mentre il virus continua a dilagare, l'Italia appare un paese senza controllo e senza governo. Il vaccino non riescono a distribuirlo, siamo ancora praticamente a zero, ma invece le cartelle esattoriali le spediscono ai cittadini. La Catalfo difende i lavoratori solo su Facebook e non nella realtà. Boccia dice che l'Italia ha tenuto e che la situazione è sotto controllo, ma dove? Ma quando? Speranza è scomparso, così come Conte, assente, intento a difendere da buon grillino parassita la sua poltrona e il suo incarico. E Renzi? Renzi pensa alle poltrone, ai ricatti, alle minacce, a chi controlla i servizi segreti. Che squallore e che vergogna. Per questo se ne devono andare e io non voterò mai governi insieme a Bettini, al PD e ai grillini. Centrodestra unito per tornare al governo, mai compromessi con questa gente che ha distrutto l'Italia. Noi siamo in campo per cacciare persone come Bettini, per cacciare persone come Zingaretti, per cacciare l'ignoranza grillina e il comportamento veramente inqualificabile di Renzi. Forza Italia alla guida politica di un centrodestra unito che non farà mai compromessi con chi alla gente nega i vaccini ma manda le cartelle esattoriali.